Ave Maria a tutti, un santo pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio da Don Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovani. Una puntata che ci coglie in un giorno e in un tempo particolarmente propizio. Carissimi, io vi devo confessare, insomma, che non c'è periodo dell'anno, ecco, al di fuori dell'Avvento e del Natale, che sia a me tanto caro quanto quello del mese di maggio, per cui oggi, prima di riprendere l'argomento Litania del Sacro Cuore di Gesù, ecco, che poi culmina, come sapete, nel mese di giugno, che è il mese dedicato al Sacro Cuore, chiedo al nostro Signore, ecco, la licenza e il permesso di spendere qualche parola sulla Divina Maria. E soprattutto sul mese benedetto a lei dedicato, che è appunto il mese di maggio. Questo mese non soltanto che è un mese meraviglioso e davvero mariano al 100%, ma è anche un'occasione, ecco, straordinaria, ecco, di ricezione di grazie e di unione con Dio e con Maria, penso letteralmente unica al mondo. E voi sapete che una delle cose più belle di questo tempo, che non casualmente è dedicato alla Madonna, è proprio questo risveglio, questa riscoperta, questo rifiorire di tutto il creato. Il mese di maggio capita in un momento in cui la primavera è abbastanza inoltrata, non c'è ancora quel caldo fastidioso, ecco, torrido dell'estate, però i fiori sono tornati sulla terra, gli uccellini cantano, i cieli sono tersi generalmente, il clima è mite, quindi c'è tutto un contesto che esalta la creazione di Dio, no? E noi sappiamo che nella creazione è cristallizzata, depositata, se mi si passa questo termine, la sua volontà di amore verso ciascuno di noi. Il grande San Francesco aveva ben capito questo. Per la verità, anche il Papa attuale parla spesso dell'importanza di ritrovare un buon rapporto con il creato, di salvaguardare il creato, non, ecco, come membri del WWF o di altre organizzazioni laiciste che fanno del creato una sorta di feticcio laico o pagano, no? Ma noi cristiani, ecco, come tutte quante le cose che viviamo, le viviamo cristianamente, cioè per noi il creato è il canto d'amore di Dio per noi. Voi sapete che il creato purtroppo ha risentito, dice San Paolo, non poco tra l'altro, del peccato di noi folli uomini, che siamo gli unici esemplari, ecco, in questo splendido giardino che è la terra fatto dal Signore, a cantare in maniera stonata. Ecco, ricordo quella bella canzone di Gianni Morandi, che a me tra le canzoni profane, tra quelle, è nel genere tra quelle che piace di più, che appunto canzoni stonate. Ecco, i più grandi maestri di canzoni stonate siamo noi esseri umani. Ecco, perché mentre un uccellino che canta sta dicendo il suo ti amo a Dio e sta facendo quello per cui Dio l'ha creato, noi quello per cui Dio ci ha creati lo facciamo ben poco, purtroppo, e questo fin dal nostro apparire sulla scena e sull'orizzonte del pianeta Terra. Quindi, purtroppo, non abbiamo una bella figura, non abbiamo fatto una bella figura, perdonatemi. Perché il mese di maggio è dedicato alla Madonna? Io, sinceramente, le ragioni storiche, ecco, così sfatiamo anche qualche mito, di questa dedicazione del mese di maggio alla Madonna, personalmente non le conosco con certezza, quindi vado avanti a supposizioni. Ecco, il mese di maggio è innanzitutto un tempo in cui sono concentrate, oltre che il particolare della primavera, di cui adesso poi vorrei continuare ad approfondirne la significazione in relazione alla primavera del cielo, ecco, la primavera sempiterna che è Maria Santissima. E in questo mese c'è anzitutto la ricorrenza dell'apparizione, della prima apparizione della Madonna Fatima, di cui quest'anno tra l'altro si celebrerà solennissimamente il centenario. Se non sbaglio, perdonatemi se ogni tanto
dovrebbe essere previsto proprio il viaggio del Papa proprio il 13 maggio a Fatima, no? E a proposito, io raccomando quest'anno la visita di Fatima a chiunque possa. Ecco, sapete che credo, non so se le suore di Radio Buon Consiglio o comunque le suore che dirigono il settimanale di Padre Pio, che sono, fanno parte della stessa famiglia, organizzano periodicamente dei viaggi organizzati a Fatima, a cui esorto, insomma, a partecipare. Io personalmente andrò, se Dio vuole, sempre con il beneplacito della sua volontà, questa estate, e non vedo l'ora, insomma, di tornare. Quindi il 13 maggio era l'anniversario della apparizione della Madonna a Fatima, ma l'8 maggio, qualche giorno prima, sapete che è la festa della Madonna di Pompei, che precede, diciamo, le apparizioni di Fatima di qualche lustro. Ecco, sapete che il Tempio di Pompei fu fatto erigere e inaugurare dal grande beato Bartolongo alla fine del 1800, no? Del secolo XIX. Ed è una festa bellissima anche questa, perché è la festa della Regina del Rosario, la Madonna di Pompei è la santa dei casi impossibili. Io personalmente, non lo dico, lo dico non per vantarmi, ma per esortare a fare altrettanto. Ecco, per esempio, almeno in occasione dell'8 di maggio cerco sempre di fare la novena alla Madonna di Pompei, a cui ricorro anche quando ho davvero delle questioni serie, grosse, su cui decidere, su cui avere lumi. La Madonna di Pompei, il grande Padre Pio da Pietrelcina, penso che sappiate che era devotissimo e che, se non ricordo male, e le suore possono intervenire a correggermi, che sicuramente ne sanno più di me, lui la recitava in maniera ininterrotta, quindi la finiva e la ricominciava, la finiva e la ricominciava, la finiva e la ricominciava, perché è una grandissima festa. Non sono finite qui, perché ci sono almeno altre due importanti feste mariane, molto molto care al cielo, che sono quella del 24 maggio, che è Santa Maria Ausiliatrice. Santa Maria Ausiliatrice è una bellissima festa mariana, di cui era devotissimo, come penso che sappiate, San Giovanni Bosco, festa che fece istituire il Papa Pio VII quando fu miracolosamente liberato per l'intervento della Madonna dalla prigionia napoleonica. Napoleone, come tutti quanti i megalomani, voleva distruggere la Chiesa, anche su questo diremo qualcosa tra poco. Ma purtroppo, seppure rapito il Papa, se l'è portato in Francia, ma non è riuscito a distruggere la Chiesa neanche rapendo il Papa, perché la Chiesa non si può distruggere, figlioli miei cari. Questo, tutti se ne devono fare una ragione: la Chiesa la si può mettere in ginocchio, si può spargere il sangue, tutto quello che uno vuole, ma la Chiesa non si può distruggere, la Santa Madre Chiesa, perché c'è la promessa di Gesù di difenderla, che le porte dell'inferno non possono prevalere, no? Voi sapete che quando Pio VII, racconto questa cosa perché tutti abbiamo a cuore il bene della Chiesa, ecco, però in chiave mariana a volte si vedono i segnali, io ne ho parlato tante volte, no? Certamente di situazioni sparse qua e là che a volte non sono molto, come dire, rose, molto entusiasmanti. Ora c'è chi si fa prendere dall'angoscia, e chi pensa che deve fare chissà quale grande operazione di salvataggio della Santa Chiesa. Vedremo che a Fatima la Madonna ha dato una terapia poco utilizzata, ma assolutamente infallibile, per concorrere alla salvaguardia e al rinnovamento della Chiesa. Ma questo, capite, si narra, ecco, che i luogotenenti di Napoleone Bonaparte, l'ho detto qualche volta che ho celebrato la messa in onore di Santa Maria Ausiliatrice, e tutti baldanzosi, ecco, con il seguito del Papa, cioè con alcuni cardinali che facevano parte della sua, come dire, del suo entourage, insomma, dei suoi compagni di sventura, gongolanti, andavano a sbattere in faccia a questi cardinali la loro vittoria, tronfi, abbiamo catturato il Papa, ormai la Chiesa era nelle nostre mani. Siamo riusciti a distruggerla, finalmente togliamo questo oscurantismo criptomedievale, neanche troppo cripto, insomma, ecco, e facciamo trionfare il lume della ragione, l'illuminismo, insomma, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, eccetera, eccetera. Allora, questi cardinali, sapete com'erano, no? Io un pochino li capisco, perché io adesso comincio ad averci qualche annetto, insomma, capelli,
Sempre meno, ecco, qualche chilo sempre in più, scherzando. È una forma fisica sempre più precaria, no? Però insieme a questo viene, comincia ad apparire un barlume, ecco, perché è ancora poca, di quello che si chiama in linguaggio comune la saggezza. Allora, questi cardinali, senza scomporsi minimamente dinanzi a queste affermazioni provocatorie, diciamo così, di sfida di questi gerarchi di Sua Eccellenza l'imperatore Napoleone Bonaparte, dissero placidamente, dice, bah, se Sua Eccellenza pensa di aver distrutto la Chiesa, accarezzi pure questo suo grande sogno, questo suo grande ideale. Però ricordi che noi, riferendosi ai cardinali, è una battuta amara, quindi mi si vorrà perdonare questa, perché non viene da me, ecco, viene da un aneddoto che si racconta da allora, insomma, no? Termino l'aneddoto, dice, guardi, dite però a Sua Eccellenza che noi sono circa 18 secoli e qualcosa che stiamo cercando di distruggere la Chiesa, non ci siamo ancora riusciti. Capite? Quindi è una freddura, ecco. Quindi se non ci si riesce, perché il diavolo usa due sistemi per distruggere la Chiesa, penso che tutti quanti lo sappiamo, no? C'ha gli infiltrati, d'accordo? Cioè i traditori che sono all'interno, cioè, ha cominciato con Giuda, apostolo, insomma, quindi avendo subito ottimo successo, e poi i nemici esterni, d'accordo? Quindi quelli che vogliono distruggere la Chiesa appunto a forza di sangue, a forza di persecuzioni, a forza di guerre. In 20 secoli ci ha già provato in forme rinnovate, differenti, distinte. Ecco, chi conosce la storia della Chiesa ha un supporto, diciamo così, alla fede soprannaturale, nell'indistruttibilità della Chiesa, perché sa quello che è successo e sa che siamo ancora in piedi. Ecco, forse malconci, dice qualche canto dei Sana, forse l'abbiamo preso un po', ecco, però siamo ancora qui, ecco. Innamorati di Gesù e di Maria. Quindi la festa del 24 maggio. Poi il 31 maggio si chiude con la straordinaria e bellissima festa nella nuova liturgia. Prima ce n'era un'altra, della visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Quindi capite come la Madonna visitò Santa Elisabetta, così quella visita, voi capite che la visita di Maria Santissima è il prodromo di una lunga serie di visite che la Madonna avrebbe fatto nel corso della storia. E ci sono delle visite grosse, ecco, che Maria fa all'umanità attraverso le apparizioni. Ricordate che quando parlo di apparizioni, tenete sempre presente, in primis e anzitutto, quelle attualmente già approvate dalla Chiesa. Ecco, voi sapete, non vincolano la coscienza dei credenti, quindi perché la Santa Madre Chiesa chiede ai credenti di aderire solo alle verità di fede divina e cattolica, ecco, e anche in questo esercita grande sapienza, però quando un'apparizione è riconosciuta, quello è pascolo, come dire, assolutamente di cielo, ecco. Io ci ho scritto un libretto sulle apparizioni riconosciute, no? Per esempio, riflettere bene su Fatima nel centenario io lo ritengo non doveroso, di più doverosissimo, nonostante che le apparizioni di Fatima siano molto molto brevi, la Madonna non ha parlato tanto a Fatima, ha dato dei pochi e chiari segnali e messaggi, però poco messi in pratica. Ecco, come vi stavo dicendo, tornando quindi su uno degli argomenti, no? Poi mi devo ricordare di tornare sull'argomento della creazione e del suo rapporto con Maria, no? E a Fatima la Madonna ha detto alcune semplicissime cose, ma che non mi sembra che siano state fatte. Fondamentalmente il contenuto delle apparizioni di Fatima è triplice. Allora, proprio dinanzi all'imminente, l'ho detto tante volte, scatenarsi del male, male che ricordate sempre è un mostro creato da noi, certo, su consiglio di cattivi suggeritori. Ecco, ma chi crea questo mostro, figlioli miei cari, siamo noi. Io ricordo sempre da qualche parte che Gesù lamentava, dice, non diamo al demonio più colpe di quelle che certo che ce n'ha tante, però il mostro
del male è una creazione nostra, siamo noi, ecco, che certamente sentendo i cattivi consigli, ecco, la volta scorsa abbiamo parlato un pochettino di Maria, Madre del Buon Consiglio, ecco, che festa che abbiamo celebrato il 26 di aprile, ci sono i buoni consigli e ci sono i cattivi consigli, dice, ma il demonio tenta, sì, il demonio tenta, ma tenta pure Dio, capite, in bene chiaramente, ma perché noi dobbiamo stare sempre a ascoltare i fischi esibili di una serpe bavosa e non andare ad ascoltare i dolcissimi richiami della grazia. Le visite della Madonna ci sono sempre state, ci sono anche quelle personali. Il mese di maggio è un'occasione fantastica, ecco, per gustare. State tranquilli che chi apre le porte alla Madonna in questo mese, ve lo dico io, ecco, poi cioè, me ne prendo io responsabilità di quello che dico, riceverà visita dalla Madonna, sicuro. Non la vedrà probabilmente con gli occhi, ecco, io le dico sempre scherzando, se ti dovessi vedere con gli occhi mi prenderebbe un infarto istantaneo, morirei di gioia, quindi se la provvidenza ha disposto che io stessi qualche altro anno sul pianeta Terra a cercare di fare qualcosa, se ci riesco, per la gloria di Dio che è tutto da dimostrare, forse è meglio procrastinare questo incontro perché il mio desiderio di vedere la Madonna è grandissimo, eh. Quindi, così come ovviamente di vedere Gesù, scherzo un po'. Comunque, riceverà sicuramente la visita della Madonna, non perché la vedrà, ma perché sarà sicuramente toccato da qualcuna delle sue grazie. Amici miei, se voi poteste minimamente immaginarvi quanto la Madonna ci e vi ama immensamente, veramente morireste di gioia. Queste frasi della Madonna. Qualcuno che le conosce lo sa, le dette in un luogo dove c'è un'apparizione non ancora riconosciute, ma riconosciuta o non riconosciuta, queste frasi sono vere al 400%, quindi sicuro, senza nessun dubbio. A Fatima la Madonna ha dato un percorso, d'accordo? Ha dato dei moniti, d'accordo? Il monito era fondamentalmente attenzione a non perdere il senso del peccato, perché l'inferno esiste e non è vuoto, purtroppo. L'argomento dell'inferno certamente non dovrebbe essere quello che principalmente ci spinge ad agire bene. Ma noi dovremmo agire bene, cioè noi, guardate che il più grosso smacco da dare all'inferno, sapete qual è? Ecco, sarebbe di non pensarci, ma non come gli stolti che ignorano l'esistenza del diavolo, fanno finta che non esiste e così vanno all'inferno prima del tempo, perché il diavolo è tutto contento se uno lo ignora e non ci crede, così può agire indisturbatamente, non in questo senso. Cioè noi dovremmo proprio infischiarcene del demonio, proprio, proprio, non te calcolo proprio, perché stiamo occupati dalla mattina alla sera a cercare di fare quello che Dio vuole, quello che la Madonna ci chiede. E basta, capito? Basta! Non ne voglio manco sentire una cosa che sia contraria allo spirito buono, una cosa che mi mette un minimo d'angoscia, d'agitazione, che mi mette l'uno contro l'altro. Ma che sono queste cose? Che mi porta lontano da Dio, cioè noi non dovremmo, capito? Dovremmo essere talmente tanto tetragoni che il demonio non dovrebbe proprio accostarci per niente, capite? Se non quelle volte che il Signore glielo consente, sapendo che con noi è tempo perso, capite? Questo sarebbe l'amore giusto con cui ricambiare l'Altissimo, no? Perché se noi fossimo innamorati di Gesù e della Madonna e attenti a fare quello che loro ci chiedono e vogliono, ma che ci fa il demonio? Che ci fa? La Madonna dice, offritevi come vittime a Fatima, come vittime sull'altare del mio cuore immacolato come atto di riparazione per i peccati con cui Dio è offeso e di supplica per la conversione dei poveri peccatori. Cioè, io mi offro completamente alla Madonna e passo il mio tempo a fare delle opere buone, a pregare, a fare qualche sacrificio, qualche penitenza. Sempre con qualche buon consiglio di qualche buon confessore. E basta, del resto non c'è, non lo voglio proprio sentire. Ecco, se tutti fossimo così buoni, ma che fa il demonio? Il demonio si va a iscrivere all'ufficio di collocamento perché diventa disoccupato, non c'è più niente da fare. Capite? Purtroppo, però, ahimè, la maggioranza degli esseri umani non stanno sintonizzati su queste lunghezze d'onda. Per cui. Come diceva il santo curato d'Ars, per ritrarre un uomo dal peccato, noi abbiamo due sistemi. O
gli presenti la bellezza della virtù, che è il sistema migliore, d'accordo? Ed è il sistema sempre gradito al cielo e sempre preferito dal cielo, capite? In alcune circostanze, però, gli devi ricordare anche l'altra faccia della medaglia, cioè gli devi dire che se non si rimette in carreggiata ci saranno delle conseguenze devastanti, nefaste. E questo la Madonna, come buona madre, l'ha fatto a Fatima, ha fatto vedere ai pastorelli l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Ma perché? Perché? Ecco la risposta delle risposte, ecco la soluzione di tutti i problemi della Chiesa. Io ci ho scritto anche recentemente articoli e post pubblici. Perché? Che cosa ci dobbiamo fare se vediamo che nel mondo dilaga il male? Che cosa ci mettiamo a fare, come dire, i predicatori alla testimone di Geova? Cominciamo ad andare in giro con i megafoni a destra e a manca a dire convertitevi e credete al Vangelo? Facciamo questo, io lo farei se sapessi che fosse qui, pensando io di riuscire a fare qualcosa di buono. Assolutamente no, non succederebbe niente. Che facciamo? Prendiamo le pistole, i mitra e andiamo a sparare alla gente dicendogli o ti converti o ti sparo in testa. Questa è la volontà di Dio, cioè a costringere a fare il bene per forza? Non si può fare neanche questo. E allora che cosa si deve fare? Cosa si può fare? Si deve pregare e offrire sacrifici, si deve fare quello che ha fatto Gesù e quello che ha fatto la Madonna. Pregare e offrire sacrifici, pregare e offrire sacrifici. Ma chi le fa queste cose? Cioè, io vorrei tanto vedere una schiera di figli di Dio, di soldati di Gesù, che mi vengano a dire: Don Leonardo, io ci sto, lo faccio. Dobbiamo farlo. È l'unica, è la terapia mariana al 100%. Se un'anima è mariana, io dico sempre, dice, ma padre, io voglio consacrarmi al cuore immacolato di Maria. Dico, consacrarsi al cuore immacolato di Maria è un'altra cosa che la Madonna ha chiesto a Fatima a tutti. Perché preghiera, sacrifici, a quali scopi? La riparazione dei peccati, attenzione, e la supplica per la conversione dei poveri peccatori. Guardate che sono cose molto importanti, cioè molta gente dice il male dilaga perché nessuno si oppone al male, d'accordo? Vero, questo qui è verissimo, ma bisogna vedere come ti opponi al male. Certamente rimanendo sempre fedeli alla verità e predicandola senza nessuna paura, senza però mai essere contro nessuno, ma sempre essendo per il bene e la verità. D'accordo? Regola numero uno. Ma c'è anche un'altra cosa, silenziosa e assai più efficace. Se tu vedi fare un peccato, quante volte chi segue le mie catechesi ha sentito dire queste cose? Che cos'è il peccato? Il peccato non è soltanto la sciagura del peccatore, che separa la sua volontà da quella di Dio e si autocondanna ad una vita di inferno, da solo, anticipando, chiamando il diavolo dentro di sé, purtroppo, altro che messe nere, un peccato mortale è un'evocazione impressionante, ma quel peccato fatto è una fabbrica, è una produzione del male, capite? Vi faccio un esempio per capire, cioè io faccio un peccato e produco proprio una cosa, immaginate un prodotto di una fabbrica, d'accordo? Quello è messo in giro, d'accordo? E quell'essere messo in giro è messo in giro come se fosse un virus, un'epidemia, qualcosa, d'accordo? Queste sono immagini, figlioli miei cari, ma sono immagini reali, perché questo è il male. Se non si mette di traverso, se non si fronteggia qualcuno, dice ci metto io adesso, ci penso io a fare cosa? A distruggerlo quel male. Bisogna distruggerlo, capite? Distruggerlo. E come si distrugge? Qui caschiamo tutti quanti. Si distrugge con quella che si chiama la riparazione. Ne parlò già Gesù. Dobbiamo fare le litanie del Sacro Cuore. Non lo so se le faremo oggi. Quando Gesù apparve, l'ho detto la settimana scorsa a Santa Margherita, disse: io chiedo riparazione per tutte quante le offese che vengono fatte contro il mio sacramento d'amore, contro l'Eucaristia e contro il mio amore. Cioè, il male del non amore, dell'indifferenza, del sacrilegio, d'accordo?
dell'oltraggio generato dalle libertà degli uomini deve essere distrutto da chi? Da chi ama Gesù, da chi passa 4 ore in adorazione, sono troppe, basta anche mezz'ora, davanti al Santissimo Sacramento. Quindi è una battaglia silenziosa, fatta, capite? Tipo Viet Cong, d'accordo? Tipo Vietnam. Non è straripante e debordante. No, no, io vedo fare una cosa cattiva, cioè io sono parroco, no? Ecco. Vedo entrare adesso che arriva l'estate, poverina, dentro la mia chiesa, una signorina che non distingue la spiaggia dalla chiesa. Certo, se posso, ci stanno i cartelli dappertutto, dovrò farglielo delicatamente notare. Sapendo però, e questa è l'esperienza di tutti, che il rimprovero diretto, figlioli miei cari, delle volte suscita soltanto reazioni balorde, d'accordo? Perché quella non ci arriva. Questo non mi esime dal dover mettere i cartelli, dal dover mettere i foulard per coprirsi, perché se qualcuno lo legge e gli viene un pochino di buon cuore, e se mi ci trovo, con grazia e con dolcezza farglielo notare. Ma una cosa del genere produce, anche se quella persona non si rende conto, una profanazione, un sacrilegio, una cosa brutta. Capite? Come si ripara sta cosa qui? Perché quella fa quella cosa? Perché fa caldo e non mi va di coprirmi. Allora vorrà dire che io, per amore di Dio, magari d'estate mi copro un po' di più. Chi è che fa questi sacrifici? Uomini e donne. Vedo una persona, che l'ho detto in qualche altra circostanza, che è riverente, passa davanti al Santissimo Sacramento senza manco carcolallo, dicono a Roma, d'accordo? Proprio manco te guardo. Non dico che gli faccio chissà che o chissà cosa, ma te guardo proprio, d'accordo? E che faccio? Cosa faccio? Allora, faccio che la prossima volta che mi metto a pregare, starò un quarto d'ora in ginocchio dicendo a Gesù: guarda che questo mio stare in ginocchio è per riparare quel gesto brutto che ho visto fare da quel povero tuo figlio che manco si rende conto di quello che fa, che ti è passato davanti senza manco dirti buongiorno. Chi fa queste cose? Sicuramente c'è qualcuno che le fa, ma dovrebbero essere fatte molte di più. E così possiamo continuare per tutti quanti i peccati. Cosa ha detto la Madonna a Fatima? Quali sono i peccati che portano più anime all'inferno? Ci ho fatto catechesi su catechesi, insomma, non li faccio più perché no, le rifarò, ma dico sempre le stesse cose, poi sembra uno è fissato, no? Sono i peccati impuri, ieri come oggi, i peccati della carne. In re venere non da turparvi das materia, l'ho detto tante volte, i peccati impuri sono sempre sterco di Satana, più dei soldi, d'accordo? Per certi aspetti. Come si riparano i peccati? Cos'è un peccato impuro? Un peccato impuro è: io mi prendo un godimento basso, sensibile, che mi mortifica, che mi degrada, che mi abbassa, nonostante che Dio mi dica: tu non sei nato per questo, figlio mio, tu sei nato per godere della mia visione beatifica, che tu sei nato per godere della pace del cuore, della gioia, di ben altro che di queste piatti di lenticchie bassi. Allora, qualcuno dice: non mi importa niente, io questo piacere me lo voglio prendere, punto e basta. Allora, che cosa vogliamo fare? Che facevano i pastorelli di Fatima? Avete cioè, io invito anche a leggere le biografie commoventi. Io, quando lessi le biografie dei pastorelli di Fatima, anche perché così poi si capiscono qualcosa, no? E che facevano i pastorelli di Fatima? Lo sapete? Si erano messi una corda grezza alla vita e se la stringevano, a mo' di quello che si chiamava un tempo cilizio. Facevano digiuni allucinanti. Quando uscivano a portare le pecorelle al pascolo, se trovavano qualche poverello, gli davano il loro panierino, il loro cestino, e stavano senza mangiare e senza bere per tutto il giorno. Il piccolo Francesco Matto, mo' adesso non andate a dire, cioè, quando poteva, per le campagne del Portogallo, della cova da Iria, di Valignos, di come si chiama, strappava le ortiche e usava i flagelli non con le corde, ma con le ortiche. Guardate che sono cose testimoniate dalle fonti. Non mi sembra che la Madonna sia mai andata a dirgli: ma che siete matti a fare queste cose? Ma siete bambini, cercate di andare a giocare e non pensate a queste cose qui. Una volta intervenne la Madonna, ma non per dirgli smettete, ma nell'eccesso infantile dei loro ardori, questi si erano legati la corda grezza con i nodi così stretta e la portavano H24 di giorno e di notte, che la notte non riuscivano neanche a dormire. La Madonna intervenne per dirle: la notte sciogliete la corda,
Ma di giorno portatela. Figlioli, apparizione riconosciuta dalla Chiesa, una delle più grandi. Qui non stiamo parlando del terzo segreto di Fatima, perché poi Fatima si è messo di mezzo il demonio, e si parla delle leggende del terzo segreto, detto, non detto, ridetto, e così si fa confusione. E sulle cose più importanti ci si pensa più. Questi sono i contenuti delle apparizioni riconosciute, d'accordo? Allora, c'è qualcuno che porta la corda, scusatemi, sono così explicit, grezza addosso coi 12 nodi perché sa che c'è un amico che commette gli atti impuri con la fidanzata? Qualcuno lo fa? Fa questo gesto e dice: Gesù, lo vedi che stanno a fare questi, quel male che fanno loro, questo lo distruggo io. Non posso distruggere il male di tutto il mondo, questo ci vuole il nostro Signore Gesù Cristo che l'ha distrutto in croce. Io posso distruggere questo poco unitamente ai sacrifici di Gesù e di Maria. Qualcuno lo fa? Questo è quello che si deve fare. Se ci fosse un esercito schierato con la Madonna e silenzioso, sapete, certo la Madonna parla ottimamente, ma la Madonna parla sempre con un certo stile, mai fa facendo confusione, facendo polveroni. Questo, se c'è una cosa proprio antimariana, a mio avviso, per antonomasia, è uno stile di questo genere, assolutamente. D'accordo? Quindi questo non vuol dire che non bisogna parlare, operare, fare il bene o essere timidi o vergognarsi, assolutamente, d'accordo? Ma sempre con un certo stile e sapendo che le battaglie più grandi contro i nemici si vincono in questo modo, si vincono nel silenzio della preghiera e della consumazione di sacrifici che nessuno conosce, se non Dio solo e il Padre spirituale, a lui bisogna dirglieli e basta. Capite? Questa è Fatima. Ma questo è Maria, non è semplicemente Fatima. Cosa ha fatto la Madonna durante la sua vita terrena? Scusate, noi che vogliamo essere, io lo voglio essere, devoti della Madonna. Cosa ha fatto Maria? Non sappiamo quasi nulla di lei. Purtroppo, pochissime parole. La Madonna ha trascorso una vita ininterrotta di preghiera e di immolazione. Continua. E di, come dire, obbedienza assoluta a Dio. La Madonna è la volontà di Dio fatta persona. Vuoi cambiare la Chiesa? Vuoi una terza cosa da fare? Fai la volontà di Dio in tutto e per tutto, eh. In tutto e per tutto. Gli altri non la fanno. Non fai niente, comincia tu. Non fai niente, comincia tu. Perché i rimproveri diretti non sempre si possono fare. Ma il rimprovero indiretto di una vita santa si può fare sempre. Capite? E adesso comincia l'estate, comincia lo scandalo delle mode in Vereconde, di cui una Madonna parlò a Fatima. Ci sono delle sante signorine che stanno ascoltando queste parole? Ci hai mai pensato che se tu ti vesti anche d'estate in un certo modo, femminile, modesto, elegante e forse anche un po' più modesto di quanto sarebbe strettamente richiesto, perché poi c'è il lecito, quindi lo stretto indispensabile, poi c'è il buono e poi c'è l'ottimo. Cioè, mai pensato che se ti vesti in maniera da sentire un po' più di caldo, ripari a tanti oltraggi che tante tue sciagurate compagne, diciamo così, di sesso femminile, ubriacate dal mondo in cui stiamo, che ha perso ogni minimo valore, percezione o cose di questo genere, continuano a fare? Te lo sei mai chiesto? Lo stai facendo? E costa, ma certo che costa! Certo che costa! Pure per me costa andare vestito da prete in talare d'inverno e d'estate. Certo che costa, ma uno lo fa molto molto volentieri se ama e se è convinto. Ecco perché è importante la formazione. Che questo gesto, che mi costa, d'accordo? Perché mi sto a crepare caldo. Io d'estate quando rientro in casa la notte, che prima di andare a dormire, grondo delle volte. Cioè, e io portate la penitenza di non voglio andare all'inferno, perché se c'è una cosa che non sopporto è il caldo. Proprio, non lo sopporto, però bisogna offrirlo al Signore, capite? Quindi, se facciamo questo, ma state tranquilli che il demonio starà. A chi è che ha visto la passione di Mel Gibson, gli urli che fa il demonio quando? Quando Gesù muore in croce. Quindi, quando sembrava che avesse vinto, perché Gesù crocifisso lo ha massacrato nel suo silenzio, orante e offerente. Gesù non ha vinto il demonio
quando tuonava contro i farisei, e l'ha fatto, ha pure preso le sferze in mano e ha sfasciato tutto nel tempio, no? Ecco, tutti quelli che sono battaglieri guardano solo quello, d'accordo? Dimenticando che lui ha fatto questa cosa, tra l'altro, perché se lo poteva permettere. Lui se lo poteva permettere, quella era casa sua, e lui è Dio. Per cui se fa discernimento e vedendo i cuori e sapendo le situazioni, e lui solo può fare un perfetto discernimento, sa che in quel momento a questi gli fa bene una sparata del genere, lui lo può fare, noi no, non lo possiamo fare. Quindi non c'è niente da fare. Io mi ricordo negli anni passati, quando maggiori erano le intemperanze legate ad un'età un po' meno matura, che volevo spaccare il mondo andando a... non si può fare, non si può. Lui poteva, io non si può mai, non si può fare. Ma la cosa più grande non è stata quella. Gesù non ha messo in ginocchio il demonio quando ha sfasciato tutto nel Tempio di Gerusalemme, anche se benedetto sia quel gesto che ha fatto, come tutti quelli che il nostro Signore ha fatto, perché tutto bene lui ha fatto nella sua vita. Ma il demonio l'ha messo in ginocchio quando stava in croce. Capite? Quando stava in croce. E cosa fa Gesù? Mi riallaccio, perché stiamo sempre dentro il contesto delle vite del Sacro Cuore, ecco che sapete che l'uomo propone e Dio dispone. Cosa fa Gesù nell'Eucaristia? L'abbiamo visto la settimana scorsa. Cosa fa dentro il tabernacolo a 50 metri da dove io sto parlando in questo momento via radio e in qualunque tabernacolo del mondo? Cosa fa lì dalla mattina alla sera, che gli uomini lo lasciano quasi sempre da soli? Prega e ripara, prega e ripara, prega e ripara. Lui, capite? Facendo sussistere la sua umanità unita alla sua divinità in tutti i tabernacoli del mondo, perché questa è la cosa più importante di tutti. Capite? E questo lo possono fare tutti, in qualunque momento. Se tu stai facendo chissà quale occupazione, fai un atto d'amore a Gesù, dici un'Ave Maria, tu stai salvando il mondo. Noi non possiamo non crederci a queste cose, con queste esperienze, con queste testimonianze che abbiamo. Ecco quindi Fatima ed ecco la spiritualità mariana. Chi è che ha fatto queste cose? Chi è che tutti i giorni dice il rosario per intero? Perché la Madonna a Fatima ha chiesto di dire il Santo Rosario. Santo Rosario non è la terza parte del rosario, come dicevano le nostre nonne che erano più colte di noi. Qualcuno magari ha imparato, per carità, a dire la corona dei misteri del giorno, che è già tanto, quindi chi lo fa? Che Dio lo benedica, perché molti fanno manco questo. Sapete che c'è una gradualità anche nei nostri gesti, no? Non si comincia a dire 200 Ave Maria e così di botto dall'oggi al domani. Ci si arriva piano piano, d'accordo? Anche se chi lo fa? Ecco. La Madonna comunque sia, Fatima ha detto che con il rosario in mano si possono, quante volte l'ho detto in tanti interventi, si possono fermare i terremoti. Forse il terremoto da Amatrice dell'estate scorsa, ce lo saremmo della mia cara Amatrice, tra l'altro, ce lo saremmo risparmiati se avessimo detto qualche rosario in più. Sto dicendo forse, non le sappiamo queste cose qui. Noi sappiamo che la Madonna ha detto che con il rosario in mano si possono fermare i terremoti, le guerre. Ci stanno venti di guerra adesso, no? C'è una situazione internazionale delicata. Che vogliamo fare? Vogliamo cominciare a stare con l'ansia, col patema? E se la Corea del Nord lancia la bomba atomica, se gli Stati Uniti gli rispondono, poi la Russia gli va dietro, la Cina pure, poi entra in campo pure Israele, poi entra pure l'Italia, scoppia la terza guerra mondiale. Vogliamo sta campa così? O vogliamo prendere il rosario con calma? Ecco, vi ricordate quando successe quel macello in Siria un paio d'anni fa? Mi pare. Papa Francesco disse: facciamo un bel digiuno per fermare i venti di guerra. Oh, sembrava finita la situazione. Si vede che molti cattolici, anche per il carisma, diciamo così, per il seguito che c'è al Papa, l'hanno fatta sta cosa. Oh, è stata fatta, non è successo più niente. Io me lo ricordo molto bene, mi ricordo che c'era una situazione grave, proprio in procinto. La Siria purtroppo è una miccia anche continuamente accesa, è una polveriera, capite? Ma noi ci crediamo che se diciamo il rosario, come la Madonna ha detto, gli diamo fiducia, la fermiamo la terza guerra mondiale? Ammesso e non concesso che potrebbe scoppiare, d'accordo? E comunque sia, viviamo tranquillissimi fino a quando questa non scoppia. Io ricevo in continuazione
mail, messaggi di persone agitate, inquietate, preoccupate, che sembra che si stia alla fine del mondo. Che... Ma che è sta roba? Ma dico, ma dove stanno? Cioè, che i figli di Dio campano così? Ma che noi dobbiamo dare demano la soddisfazione di vederci così agitati? Capite? Ma qualunque cosa dovesse succedere, noi stiamo tranquilli. Cioè, c'è sta un salmo bellissimo, che è uno di quelli che mi fa più devozione. Permettetemi che me lo leggo, è il salmo 45. Allora, Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Sentite che cosa dice. Perciò non temiamo se trema la terra. Non temiamo se trema la terra, non ci abbiamo paura. Se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfiano le sue acque, tremino per i suoi flutti, ma un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. I commentatori dicono: chi è la santa città di Dio, la santa dimora? È la Madonna. Se io riposo nel cuore immacolato di Maria e sto con lei, ma io sto tranquillo, sto. D'accordo? Le purificazioni, l'umanità, ma succeda quello che succeda, la Madonna interverrà, la Madonna ci chiuderà, la Madonna ci aiuterà. La Madonna lo disse a Fatima: vi ho dato il mio cuore immacolato, che è detto, come luogo del vostro sicuro rifugio. Cioè, guardate che il cielo quando parla, e la Madonna è creatura celeste al 100%, quando parla Maria, noi dobbiamo sempre ricordare una cosa. Che eccettuato il fatto che questa creatura è una creatura, quindi che ci ha avuto un atto creativo da parte dell'Altissimo, ma questa è talmente inviata, inviata tra virgolette, quindi completamente ripiena di Dio, capite? Che si può quasi dire che parla la Madonna è quasi come se parlasse l'Altissimo. Quando la salutiamo come la piena di grazia, ecco, voi sapete qual è la differenza? La Santissima Umanità di Gesù era l'umanità del Verbo incarnato, per cui ogni minima parola e ogni minima azione detta da Gesù era l'azione del Figlio di Dio. Quindi è per questo che Gesù non ha fatto nessun peccato e non può dire niente, capite? Non si discute. Perché invece noi che siamo battezzati e siamo figli della Chiesa, qualche peccato lo possiamo commettere, compresi anche i ministri della Chiesa, che sono tutti pronti sempre a puntare il dito, nessuno mai a pregare e a fare i sacrifici come la Madonna chiede in continuazione, anche per i ministri della Chiesa, che non è che siccome hanno un abito sono al riparo e al sicuro, anzi sono più esposti al pericolo di cadere. Perché io posso peccare? Perché la grazia dello Spirito Santo che ricevo il giorno del battesimo non produce un'incarnazione. Capito? Dello Spirito Santo in me, per cui ogni mia azione appartiene allo Spirito Santo e quindi sono diventato impeccabile. Affatto, ma col Papa c'è questa grazia qui, nessuno ce l'ha. Ecco, non si deve e non si può dire che nella Madonna sia incarnato lo Spirito Santo, perché sarebbe eresia intollerabile, perché lo Spirito Santo non si è incarnato. Però ha talmente tanto riempito la Madonna, l'espressione greca piena di grazia, un'espressione fortissima, che fermo restando la sua umanità stupendissima, che l'umanità della Madonna, il carattere di Maria, il temperamento di Maria è qualcosa di assolutamente inimmaginabile, il resto è tutto divino. Per cui se la Madonna usa una parola, cioè quando noi ascoltiamo il Vangelo, per esempio, e diciamo parola del Signore, oh, noi stiamo ascoltando la parola della parola di Dio. Gesù è il Logos, è il Verbo di Dio. Ma saprà parlare l'italiano? O l'ebraico, o l'aramaico, come parlava lui, saprà usarla bene la parola, no? Se Maria Santissima dice: il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio e la via che vi condurrà a Dio. Oh, basta, fine dei problemi. Fine dei problemi. Prendo sul serio questa cosa. La prendo sul serio e lo faccio l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, non serve nessuna solennità. Vai online, cerchi atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, prendi qualunque formula, te la puoi pure inventare, d'accordo? Perché gli atti di consacrazione non hanno una formula fissa, d'accordo? Io alcune formule di consacrazione mie personali me le sono inventate, le ho scritte io, mie personali.
Perché non è un sacramento, quindi che ha delle regole o delle formule ben precise, è una donazione di te che tu fai alla Madonna. Quindi, capite? Si può esprimere anche con parole semplicissime. Dio guarda l'intenzione, Dio guarda il cuore, capite? E quindi entri lì dentro, rifugio sicuro, il vostro sicuro rifugio. Che succede se scoppia una guerra? Ci stanno i rifugi? No, se vanno nei rifugi antiatomici, no? Se vanno nei bunker. E noi ce l'abbiamo già il bunker. Bunker invincibile, lì non c'entra nessuno, lì. È il cuore di Maria. Ce l'abbiamo. Poi, qual è il problema dei problemi? È trovare l'unione con Dio, d'accordo? È imparare a fare in tutto la sua volontà, imparare a non metterci del nostro in tutto il male che dilaga, perché ce lo metto pure io se pecco, ma casomai imparare a metterci un argine, riparando e sacrificandomi io, capite? Io. La salvezza del mondo passa attraverso, lo so, figlioli miei cari, non ci stanno altre vie, il soffrire, non il far soffrire, ma il soffrire e offrire. Capite? Non facendo soffrire il prossimo, ma soffrendo io. E in silenzio e nel nascondimento, senza che nessuno lo sappia, ma lo sa Dio. E in questa guerra silenziosa, ma feroce, si giocano le sorti dell'umanità. Ecco perché, per esempio, quando qualcuno se ne esce, ah, quella è diventata suora di clausura, ma che vita sprecata, con tutto quello che c'è da fare. Una persona che dice una cosa di questo genere fa capire proprio quanto sia proprio distante anni luce da una visione corretta delle cose della fede. Perché una suora di clausura, ma che fa il suo lavoro, è la salvezza dell'umanità, altro che tempo perso, altro che è una benedizione. Allora concludo. Tornando, come avevo promesso, alla relazione tra la primavera e Maria, tra la creazione che si risveglia e Maria. Quando la Madonna è apparsa sul pianeta Terra, felice quel giorno, ecco, sapete, un ottimo esercizio interiore, la Luisa Piccarreta li chiama i giri nella Divina Volontà, sapete qual è? Lo facevano alcuni santi mariani, è immaginarsi tutti i posti dove la Madonna ha camminato quando era sul pianeta Terra, o anche Gesù, si può fare per entrambi. E andare in quei posti, quindi mettersi dentro quello stelo di erba e dire: oh caro stelo di erba, tu che hai avuto l'onore di ricevere, come dire, le piante dei piedi della Divina Maria, ecco, mettimi, nascondimi dentro di te e possa il mio ti amo salire alla Madonna attraverso te, stelo di erba che i suoi piedi hanno calpestato. Questo, se uno fa un esercizio di questo genere, diventa santo subito subito, d'accordo? Stessa cosa vale per quanto riguarda e i passi di nostro Signore Gesù Cristo. Questi due, Gesù e Maria, capite? È più facile, come dire, staccare i raggi del sole dalla sua sorgente, che è il sole stesso, che non separare o dividere Gesù e Maria. Quindi non dobbiamo avere assolutamente paura, ecco. Non è che Gesù si offenda se stiamo a glorificare troppo la Madonna, né tantomeno che la Madonna si offenda se stiamo se magari materialmente sembriamo trascurarla un po' per stare con Gesù. Ecco, chi ha queste problematiche anche qui dimostra anni luce di incultura totale delle cose della fede, perché sono due, questo si applica a Gesù e Maria più che ogni altra cosa, ma una sola cosa, due cuori che battono completamente all'unisono. Due menti che lavorano all'unisono, due volontà che sono assolutamente sintonizzate e proprio sovrapponibili, ecco, e duplicate, sarebbe l'una nell'altro e l'altra nell'uno, ecco. Allora è chiaro che con l'apparire di Maria sulla terra è apparsa la nuova creazione, cioè il risveglio della primavera. Guardate che Gesù fa le cose molto molto intelligenti, non è un caso che Pasqua, per esempio, capiti sempre almeno dopo il 21 marzo. Non ci va più in basso del 21 marzo, cioè dopo l'inizio della primavera. Capite? Perché? Perché la Pasqua è la nuova creazione. La Pasqua è la nuova creazione, figlioli miei cari. E la Madonna, apparsa sulla terra, è apparsa
la nuova creazione, figlioli miei cari. Quindi con l'avvento di Maria comincia a risorgere non soltanto il creato materiale, ma il creato spirituale che siamo noi. Allora, collocare questo tempo di devozione mariana nel mese di maggio significa dire: guarda che questa creatura è stata la primizia della nuova creazione. Rinascere dall'alto, anche se sei grandicello e anche se a suo tempo sei rinato dall'alto, avendo ricevuto il sacramento del battesimo, significa unirti interiormente, lasciarti prendere per mano, farti guidare da questa divina creatura. D'accordo? Stare attenti che non c'è niente, non c'è nessuna operazione e che il demonio ostacoli e scoraggi tanto quanto lasciare che noi creature andiamo da Maria, perché lui lo sa benissimo che se io apro un pochino di porte a questa celeste regina, per il desiderio infinito che lei ha di fare del bene a me come a tutti, che considera ciascuno come pupilla del suo occhio, come figlio unico, San Luigi Monforte dice: immaginate di prendere l'amore di tutte le mamme degne di questo nome della terra, che sono vive in questo momento, che ci sono state da Adamo fino ad oggi e che esisteranno fino alla fine del mondo. Immaginate che tutte quante queste mamme avessero un solo figlio comune e che tutto l'amore di queste mamme si convogliasse verso quest'unico figlio. Sarebbe una bomba atomica di amore materno infinito. D'accordo? Sarebbe grande? Sappiate che l'amore che la Madonna ha per te che mi stai ascoltando, capisci bene, per te che mi stai ascoltando, è infinitamente più grande di quest'amore di tutte queste mamme per questo solo figlio. E non è soltanto un amore, come dire, affettuoso e, come dire, beatificante, pacificante, calmante, ma anche un amore salvifico. Perché la Madonna ti prende e ti porta immediatamente, infallibilmente, a Gesù. Quindi un'anima mariana che si accosta alla Madonna diventa immediatamente la prima cosa che farà subito. Sarà accompagnato da Maria Santissima, avere una grande luce sui suoi peccati e in breve tempo farà la confessione della vita con un pentimento assoluto, cambiandola completamente, cioè in modo tale che della persona vecchia si celebra il funerale e non rinasce più. Le anime mariane sono amanti del sacramento della confessione e soprattutto imparano a confessarsi, perché chi si confessa oggi sono in pochi e quei pochi che lo fanno, quasi tutti lo fanno malamente. Capite? E la Madonna prova a fare questa cosa in una maniera così bella e così soave, quindi senza che uno gli prenda un infarto quando vede tutti i peccati che ha fatto e che cade in disperazione e Dio non mi perdonerà mai. No, lo fa fare in maniera soavissima. Ecco. Poi le anime mariane diventano anime, diventano serafini ardenti di puro amore a Gesù Eucaristico. Tutte, nessuna scusa. Tutte. E voi sapete che la nostra salvezza, l'ho predicato in tutte le forme possibili, dipende solo da una cosa: non dipende dalle prediche, non dipende da niente, dipende da come noi riceviamo i sacramenti della nuova alleanza. Perché in quei sette sacramenti è depositata l'opera salvifica compiuta da Gesù. E solo attraverso la loro fruttuosa ricezione noi veniamo salvati. La loro infruttuosa ricezione non solo che non ci sarà, può diventare la nostra rovina. Le comunioni sacrilege, chi mangia e si accosta indegnamente al corpo del Signore, mangia e beve la sua condanna, mette Gesù dentro un letamaio. Chi si confessa malamente, quindi che va lì a prendere in giro il Padre Eterno, a dire che non c'hai peccati, o dice quattro cose ignorando o a volte volontariamente omettendo le cose ben più gravi, ma che si va a confessare a fare? Va a fare un altro, va a esce dal confessionale, peggio di come è entrato. L'ho detto infinite volte queste cose in tante catechesi, chi mi conosce le sa queste cose qui, no? E con Maria non succede niente di tutto questo. La Madonna ci prende così come stiamo, facendoci sentire quell'amore infinito
che è un riflesso dell'amore di Dio. Dio ha un amore infinito per ogni singola anima, chiunque sia, qualunque cosa abbia fatto. Perché Dio non vede, anche se è un obbrobrio visibile, tutto l'orrore che abbiamo prodotto noi, da stupidi, facendo la nostra volontà. Lui vede quello che ha fatto lui, che è la nostra anima. E che fino a quando non siamo completamente perduti è sempre sanabile. E lui cerca di farlo fino all'ultimo istante della nostra vita. La fedelissima e divina Maria, che ne è uno specchio terzissimo e fedelissimo, non fa e non può fare nient'altro di quello che fa nostro Signore Gesù Cristo. È la primavera di Dio. Ecco, che questo vento di primavera possa toccare ciascuno di noi. E un santo mese di maggio a tutti e appuntamento, se credete, alla prossima settimana. Vi do la mia benedizione. Ave Maria.